Roberto, ma non dovevi venire con la chitarra? Ma non la vedi, una chitarra invisibile. No, Roberto, me l'avevi promesso. Dai, vengo a Musica Hype con la chitarra. Lo so, però questa canzone... Ti sei messo lo smoking. La canzone che presento è una canzone troppo elegante, una canzone troppo da sera. La chitarra è uno strumento rock. Alla tua età e nelle tue condizioni ti sei vestito da croupier. Ho cercato di unire alla mia età un tocco di classicismo. Signori, è venuto Roberto Sacchi a trovarci a Musica e finalmente, anche perché ormai mancavi solo tu, Roberto. Volevo... Infatti, dovevi portarci la chitarra, vabbè, non importa. Non Roberto basta, Sacchi, in arte Bobby Solo, in genere Bobby, questa è l'ultima domanda, cioè sì. Progetti futuri, ma so che i tuoi sono talmente tanti e tanto importanti che ce ne devi parlare subito, telegraficamente vai via veloce. Sarò veloce, un LP di rockabilly in italiano, con testo in italiano. Rockabilly è quel genere di rock facile, col contrabbasso, la batteria tradizionale. Esatto. Stray Cats. Stray Cats, un genere così. Ho una tournée in Germania con Umberto Tozzi e i Pooh, che si chiamano Notti Italiane, sì. 16 giorni in Germania, Austria e Belgio, eccetera, eccetera. Una partecipazione in un film che si chiama Bandiera Gialla, nella quale spero di non fare la bandiera. E neanche il portabandiera. Neanche il portabandiera. E poi... Ma cos'è, un remake di vecchi film tipo credo, Se piangi se ridi? Credo, una lacrima credo. Sul viso. Poi c'è La lacrima sul viso numero 2 che ho proposto a una società di produzione. Cioè la storia 20 anni dopo di me e la Laura Efrigan, sperando che lei sarà disposta a fare il film, che parla dei problemi di questa coppia che è cresciuta di 20 anni, eccetera. C'è i figli e tutto quanto. Problemi, figli, varie cose. E sente ancora una lacrima sul viso. E poi non lo dico perché sennò dopo il film. Poi ti rubano l'idea, è vero. Senti Bobby, una domanda subito cattiva da farti. Sì. L'altro giorno intervistavo per TV Sorrisi e Canzoni un tuo noto collega, Toto Cutugno, e mi ha detto: la mia casa discografica non mi ha ancora fatto fare quel salto di qualità che mi permetterebbe di evitare il Festival di Sanremo. Invece dopo anni, anni e anni, tu fai ancora Festival di Sanremo. E io invece... Sono 20 anni, perché nel 64 hai portato una lacrima sul viso. Ma per me Sanremo è la più grossa manifestazione di musica che esista oggi in Italia. Mi sbaglierò, ma io la penso così. Anche perché in passato la musica italiana ha varcato l'oceano con canzoni come Volare, 16 milioni di copie, certo. Io che non vivo senza te da Dusty Springfield, 6 milioni di copie, uno dei tanti cantato in inglese da Tom Jones, 8 milioni di copie, per cui mi sembra che è un veicolo per esportare, non importare sempre musica americana in Italia, ma portare la bellissima melodia italiana all'estero. Bobby dietro le quinte, che cosa è successo la notte che ti hanno detto che Elvis è morto? Ma io sono stato scioccato in maniera incredibile, sono stato 4 giorni come se fosse morta una persona di famiglia, e per me oggi Elvis è ancora vivo, perché grazie ai giornali, grazie alla televisione e grazie alle sue canzoni che vengono eseguite in suo onore da tanti artisti. Per sei me serio? Elvis è Elvis era del mio cuore. Senti Bobby, ma è vero che Andreotti è il tuo uomo politico preferito? Cos'è che ti piace di più? Io lo stimo moltissimo, perché l'onorevole Andreotti mi sembra una persona molto intelligente, molto arguta, e ha un senso dell'ironia e della dialettica fuori del comune. Bobby, che cosa è cambiato da quando tu guidavi quella Studebaker in Una lacrima sul viso 1 e c'era uno che invece stava all'acceleratore? È cambiato che ho preso la patente e adesso so guidare. Senti, è vero che la persona che ti emoziona di più e che ti mette più in crisi è tuo figlio? No, non è vero. Cioè, i miei figli ogni tanto se ne escono qualche frase che per un attimo mi fanno così sobbalzare, perché la loro sincerità e la loro immediatezza, l'immediatezza di tutti i ragazzi, di tutti i giovani di oggi, che sono molto disinibiti e non sono un po' imbranati come quelli forse della nostra generazione. Dobbiamo chiudere Bobby molto velocemente, hai detto che farai un album di rockabilly. Rockabilly. Come mai c'è questo grande ritorno al recupero di tutte le cose degli anni 50 e 60? C'è un ritorno alle cose classiche, come nell'erboristeria si cerca il miele genuino o la tisana genuina, così si cerca anche la musica genuina. Allora, prima di partire per la Germania, Bobby Solo ci fa riascoltare questa sera che cosa? Con grande piacere la canzone Ancora ti vorrei. Grazie Bobby, Bobby quando torni dalla Germania ci vieni a dire com'è andata. Grazie. Ok? Ciao. Grazie. Ciao. Ciao. Ancora insieme a te, sarà un'idea questa.
questa avventura. Stasera rimani, stai con me. Ancora ti vorrei. Se guardo gli occhi tuoi, basta un attimo per volarvi a far l'amore noi. Tu mi vuoi per un attimo da rivivere, far l'amore noi, noi, noi. Seduto in quel caffè, all'improvviso ancora insieme a te. Sarà un'idea questa avventura. Stasera rimani, stai con me. Ancora ti vorrei. Se guardo gli occhi, l'amore noi, 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 ancora ti vorrei, chissà se tu mi vuoi. E noi, 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 noi. Sarà un'idea questa avventura.